Qualche ora Che ne dopo. pensi? Perché ha rinunciato a tutto? Chi? Chi ha rinunciato a cosa? Yorinobu Arasaka. Ah. Alla bella vita, intendo. È storia vecchia, lo so. Stavo solo riflettendo. Pensaci un attimo. Hai tutto, giusto? Eddie, educazione. Tuo padre può schioccare le dita e ridurre mezzo pianeta in una cazzo di distesa nucleare. E invece tu decidi che, no, al diavolo. E che cosa fai? Crei una cazzo di gang, gli Steel Dragons o una cosa così. Sparisci dalla tua famiglia, ti ricopri di vera pelle e giochi a fare il capobanda per qualche anno. Ma per cosa? Hai fatto lo stesso con i Valentinos, no? Ok, vita di strada, il capriccio di un ricco stronzo, che mi importa? Vita da strada, che figo. Fanculo, che mi importa di uno stronzetto snob e delle sue fantasie da ragazzo di strada? Sai che risate, eh? Sono Yorinobu Arasaka. Volete unirvi alla mia gang? Un poser protetto dalle corporazioni. È quel nome, poi! Steel Dragons, Aspetta, cazzo! però chi sono i Valentinos Il adesso? sogno proibito di ogni teppistello del cazzo. Si è annoiato di essere ricco e poi si è annoiato di fare il duro. Fottuto turista. Turista o no, è appena entrato nell'atrio. Ok. E rieccoci in pista. Sicurezza dell'attico fuori uso. Perfetto. È ora? Diamo inizio alle danze. Sì, bellissimo. Quindi usciamo? Ehi, Bug, sei rimasta in contatto per tutto il tempo? Da 3 ore e mezza. Va bene. A proposito di quella scopa nel culo. Cosa? Quella nel mio, dici? Sì, era solo un lapsus, sai. Lo so. Ora potrei farti perdonare. Sta andando alla grande, vero? Raggiungi l'attico degli Yorinobu. Perfetto. Che cazzo hai? Ti ha spinto qualcuno? Vuoi sentirne una bella? Adesso, sul serio. Ok. Sai perché Johnny ha cacciato la donna delle pulizie? Perché si rubava l'argenteria. Cristo santo. Perché? Silver Hand? Silver Argent. Non è male essere Hand l'erede Man. dell'impero Arasaka. Certo è meglio che essere il figlio di Rahul Wells. Ragazzi, Siamo concentratevi, la dentro, cassaforte. eh. È qua in Tu fretta. prendi tutto, piglia Perché? tutto. Che fretta c'è? Il segnale di Yorinobu è sparito. Cioè? Cos'è, un cazzo di mago? Piacere, Mago Merlino. Sarà una zona senza campo, ma tornerà. Voi pensate a fare il vostro lavoro. C'era una pistola qua, Tempio, ho eccola. trovato qualcosa. Vieni qui, Prendi, Lee. prendi. Sembra che Yorinobu ci abbia lasciato un regalino. Non è Aspetta. granché, ma Mettila ci via, però. accontentiamo. E adesso? Collega il tuo link e rendici ricchi. Ok. Così? Vai, subito. Beh, ce l'abbiamo fatta. Addio, Tocca a te, aspetta. Bug. Dobbiamo uscire anche. Dammi 2 secondi. Abbiamo ospiti volanti. Bug! Non so chi sia, ma lo staff è in subbuglio. Sono tutti e 200 sul chi va là. Non Cosa? mi piace per niente. Lo sapevo io. Quanto manca, te? Merda, Yorinobu viene verso l'attico. Ottimo. Fanculo! Apri la cassaforte! Ci sono quasi. Dai, ce Fatto! l'ho fatta. Ok, Ottimo! ok. Dai, Do piglialo. un'occhiata. Veloce. Il relic è intatto. Integrità Bioshard 100%. Ottimo. Direi di sì. Bene, andiamo. Ah, ok. Vai, veloce, dai, che ce la facciamo. Merda, troppo tardi. Yorinobu sta entrando. Nascondetevi. Dove? La colonna più grossa. Ehi, scherzi? No, dentro, Dove? subito. Ah, qua. Vai, veloce. Siamo dentro. Il che non risolve il problema, ti. Lo so che il nostro problema è ancora lì. Dammi un Arca vacca. secondo, ok? Visto sì che sta arrivando il successo di Deckle, oddio. Impossibile, quello è Adam Smasher. Ma qua, Smasher, è vero? peggio. È una leggenda di Night City. Un gran figlio di puttana. Che Ah, ecco, perfetto. facciamo? Non lo Aspettiamo. so. Sono arrivati. Arrivano dalla piattaforma d'atterraggio. Di che cazzo parlano? Bug, chi sta arrivando? Non è possibile. Non sta succedendo davvero. Che cosa? Saburo Arasaka. L'imperatore.
Posso pensionarlo? E questo chi è? Dubito che qui sia insonorizzato. Takemura. Okay. Tu invece? Ok, eccolo, vediamo. Adam Smasher. E adesso cosa facciamo? Siamo intrappolati? まだボディチェックが終わっていません。私の息子だ。例のものをお返ししましょうか。私がやる。言ってくれ。Già visto? Già scansionato? Ci è mancato poco. Forse no. Troppo poco. Se ci avesse trovati. Ma non l'ha fatto. Ora smettila. Se ne va anche lui? Se ne sì. Arasaka. Eh sì, è proprio lui, Jackie. E adesso come si mette? に俺に屈辱を合わせ立場を思い知らせるためにか出る杭は打たれるとよく言うだろう自分の言葉じゃ何も言えないのか Non scorrerebbe il sangue? 貴様こそ自分が何をしようとしたか分かっているのか私たちの功績を野蛮人に渡すなど私たちの未来を俺たちの未来。俺たち。なんかの間違いだろ。あんたは自分のことしか考えてない。そしてこの会社のことしか。Cosa sta succedendo? いつかこのような日が来ることは分かっていた。貴様はついに越えてはならない一線を越えたのだ。これまでお前の愚行には目をつぶってきた。だがそれもここまでだ。この裏切りだけは決して許せぬ。貴様の母親が生きていなくてよかった。息子の不甲斐ない姿を目の当たりにして心を痛めずに済んだのだからな。Cosa? Ma lo sta uccidendo veramente, non ci credo. Oddio. Ma che cazzo? Porca puttana. Si sta mettendo malissimo. E adesso che cazzo fai? Che vuole ucciso. Come? Come facciamo, Jackie? Cazzo si fa? Sì, l'hai ucciso. Vorrei mettere l'hotel in isolamento. Posso chiedere perché? Saburo Arasaka è stato assassinato. Codice rosso in vigore. Attenzione! Codice rosso in vigore in tutto il Porca comune di Plata. troia. Restate nelle vostre stanze e seguite le istruzioni del personale dell'hotel. Oh merda. Non è che siamo proprio cretini. Da Kimura non mi sembra. Non gli credo, Takemura.
E lo lasciano lì, ma che cazzo? E adesso? Siamo fottuti. Il codice rosso. Che cazzo è successo lì? È un problema. Ha appena ucciso Saburo. Cosa? Sì. Dobbiamo uscire? Ok, esci. Madre cazzo. Sapete che vuol dire? Tra un attimo la sicurezza arriverà in forze. Oddio, siamo fottuti. Ok, quindi dove andiamo? Tiraci fuori. Vai, deve tirarci fuori di qui, subito. Un secondo. Non ce l'abbiamo un secondo. Cazzo! Ok, strano. Saburo Arasaka è morto. Dalla finestra. Vai veloce. Fa strano persino a dirlo. Via. Apro la serratura. Dovreste vedere una scala. Ma quale? Ah, quella. Oh merda. Sì. No, non adesso. Mi hanno beccato. Bug! Oh Cristo santissimo! Cazzo! Abbiamo perso te! Cazzo! Siamo veloce. Dei pezzi grossi! Contento, Jackie? Vuoi farcela, Jackie? Sì, ci sono, ma... Non guardare giù! Sì! Dai! Siamo in alto! Merda! Avanti! Se sono qui per Saburo, sono un po' in ritardo! Avanti! Speriamo solo che non ci vedano! Non ci hanno visto. Porca la... Oddio, salta, vai veloce. Salta! Ma vaffanculo. Dio santo, che cazzo è successo? Sì, vabbè, dopo. Il relic. Intatto? Non mi sembra. Padres! Si mette male! Sta sanguinando? No. Preoccupati dopo per me! Controlla il relic! Cazzo, me ne frega! Contenitore depressurizzato! Integrità biochip al 90%! Vabbè, è alta, chi se ne frega? Continua a scendere! Ah, cazzo! Carajo. E quindi? Chiama la Parker, vi! Oddio! Basta. Va bene, lo faccio, però sta succedendo. Vi, il compagno è su tutti i notiziari. Che cazzo sta succedendo? Casino. Abbiamo un problema. Il criocontenitore è danneggiato. L'integrità del biochip è al... Jackie? 86%! 86%! È in calo! Merda! Ok, ascoltami. C'è solo una cosa che potete fare. Cioè? Uno di voi due deve inserire il relic nella sua porta neurale. Cosa? Sicuro? Non mi sembra sicuro. Più aspettate, più rischiamo di perderlo. Beh, qualcuno... Sì, ma sarà lì per un motivo, no? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'ho fatto Jackie? Oddio, non pensavo lo facesse. Jackie! Stai bene? Jackie? Non lo so. Credo. Non sento niente. Quando tornate, estraiamo il relic per una scansione completa del cervello. Ok. Ma prima voi due dovete andarvene da lì, cazzo. Ci stiamo provando. Andiamocene. Delamain. Del! Arriviamo fra due minuti. Fammi trovare pronto. Non sta bene, Jackie. Certamente, signor. Alzati, vi, che sarà cazzo. Meglio, cazzo. Dai. Dobbiamo in qualche modo raggiungere la lobby. L'unico modo è passare dal garage. No, non ci conviene fare in fretta. Sta male, non ce la fa. Ora sì. Bene, andiamocene da qui. Ok. Attenzione. Cosa? Codice rosso in vigore in tutto il Kopecky Plaza. Restate nelle vostre stanze e seguite le istruzioni del personale. Ce la faremo. È un'esercitazione. Facciamo perché ci sono le forze speciali della Arasaka. Di qua. Ok. Ma occhio. No. Mi hanno visto. Fuoco. Ci hanno visto. Merda. Fuoco.
cambiarlo. Sparate! Ma non prende nessuno. Ok. Attaccate da tutti i lati. Ricevuto. Non gli faccio niente. Sparate, sparate. Madonna. Neutralizzatelo. Mori. Ok. Tanto rinculo. Non farli respirare. Mori, stronzo. Beccati questa. Attenzione. Codice rosso in. Siamo sotto attacco. Dove? Ah. Restate nelle vostre stanze e seguite le. Porca puttana, Mori. Ok. Bel colpo. Bella e forte questo. No, Jackie. Via, via, via. No. Ah, Dio. Facciamoli. Vai. Il nemico, attenzione. Dove? Non te li vedo. No, vabbè, però. Curati veloce. Curati, 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 porco Dio delle città. Mori, stronzo. Ok, ce l'ho fatta. Cazzo di idioti. Vai. Bell'arma. Facciamoli a pezzi. Guarda, prendetelo ai fianchi. Affermativo. No, bomba. Jackie, ti uccido, mio mano. Ah, addio. Ma cosa? Muori. Curati. E tu invece? Ah, c'aveva la scheda d'accesso. Bene, 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 ce l'abbiamo. Siamo? Dai, Jackie. Okay, stai bene per essere bucato? Ah, ecco. Vai, vai, vai. Oh, Dio buono. Cosa? Saburo Arasaka. Cos'ha? 150 anni. E di tutti i cazzo giorni proprio oggi. Succede! E in effetti. È una divina commedia di merda. Più o meno. Risparmia le forze. Sì, Jackie. Sei calmo. E cosa credi che stia facendo? Parlando. Ma tranquillo, vi. Ne usciremo vivi. Speriamo. Perché non lo dici a T-Bug? Forse sarebbe ancora viva se non fossimo stati così idioti. Ah, ma è morta? Prendetela con me. Hai visto com'è andata? Sì, però cazzo. Eccolo, eccolo. Andiamo! Sparate! No, non sparate. Per me. No. Prendetelo. Curati, curati. Affermativo. Ok, meno uno. Porca. Dai, vieni vicino. E muori. Cazzo. 3 anni. Ok, meno uno. Un'altra morta. Che cazzo è quella roba? Troia. Minchia, fa male. Come faccio? Come si fa a uccidere quella robetta lì? Occhio, vi! Ti hanno colpito!
Bello, madonna, gli ha tolto un botto. Andiamo. Vai, muori. Dio buono. No. Non ti ci metti per ricaricare. Vai. No, curati, curati. Prudenza, possiamo farcela lì. Ma ovvio che ce la facciamo. Occhio. Vai che è morto. Mio buono. Eccolo. È andato. Dammi le robe. Prima mira, poi spara. Cazzo vuoi? Dai, chiama l'ascensore. Dai, Jackie, ce la fai? Oh, Jackie. Oh. Dai. Oddio, sta per morire questo. Dai, veloce. Ok, ci siamo. Siamo salvi? Da un po' che stai perdendo sangue. Ok. Ancora gente. Dov'è? Vai, vai. Sali. Della May, schiaccia! Bentornati. Della May, dei vostri problemi restano fuori. I problemi li avremo se non ti dai una mossa! Porca. Niente male. Opinione del cliente registrata. Com'è il nostro mezzo? In ottime condizioni. Purtroppo però siamo inseguiti. Ah sì? Della May! Unità di combattimento attivata. Mantenete la calma. La calma! Che cazzo? Di blocco in vista. Vi chiedo gentilmente di prepararvi all'impatto. Merda! Air smasher quello. Oddio, adesso? Un velivolo ostile ci ha agganciato. Ci penso io! Bella l'arma comunque. Dai, ok, ma porco... Ma che roba. Guarda, guarda. Niente. Ok. Dai, curati. Ok, ce l'ho fatta. Con un po' di bug. Ce l'ho fatta. Ottimo lavoro, Dan. Sembri un cadavere, Jackie. Visto. Te la dicevo che ce la facevamo. A me non sembra che ce la stai facendo, però va bene. Il sistema rileva che le condizioni del signor Wells sono critiche. In che senso? Quanto è grave? Critiche? Che cazzo vuol dire? L'arteria iliaca esterna del signor Wells è recisa. L'emorragia interna è grave. Le suggerisco di mantenere il signor Wells cosciente. Andrà tutto bene. Rivedrai Misty, tua madre, tutti quelli che ami. Jackie! Non chiudere gli occhi! Misty... lo sapeva. L'ha sempre... saputo. Non dimmi che muore, veramente? Il mio chip... Cazzo! Stai per morire, ti preoccupi di questo? Per me... C'è... Vabbè. No, è morto veramente, non ci credo. No, non ci credo che è morto veramente. Il signor Wells è deceduto. Dove devo portare le spoglie? Cosa? Perché non vedo niente? Ah, il pacchetto Excelsior comprende lo smaltimento gratuito dei resti dei passeggeri. Mi serve solo una destinazione. Oddio.
Portano alla clinica di Vic Vector, portano a casa della sua famiglia. Aspettami qui. Porto la casa della sua Jack famiglia. vorrebbe andare dalla sua famiglia. La parente più stretta del signor Wells è Guadalupe Alejandra Wells, proprietaria del bar El Coyote Cojo. Bene, portalo lì. Mi accerterò che vi arrivi in sicurezza. Il signor Deshaun l'aspetta nella stanza 204. Minchia, è morto. No, dai, cazzo. Ci vediamo tra i pezzi grossi, Jack. Oh, cazzo. Ragazzi, io prima di entrare in questa stanza vi dico che devo riprendermi un attimo perché è successo troppo, sono successe troppe cose. Qua è da 2 ore che sto registrando, 2 ore e passa, quindi devo un attimo staccare, non ce la faccio più. Io vi dico che per questo episodio è tutto. Ci vediamo nel prossimo, andremo a parlare con Dexter Deshaun e vediamo cosa succede. Vediamo cosa succederà ancora. Ci vediamo alla prossima. Stammi bene.